Professor Tasso, nella vostra officina da quali basi siete partiti e verso quali prospettive di lavoro orienterete la vostra attività? Dunque, la nostra officina riguarda una tematica abbastanza trasversale che è l'information technology, che quindi tocca vari settori, quindi non è a livello del singolo settore ambiente, sanità che diciamo ci concentriamo in fase progettuale. L'idea è invece guardare ai processi decisionali che in una governance regionale, quindi ci riferiamo più al pubblico, sono necessari per arrivare a delle decisioni, a dei miglioramenti, a un'evoluzione dove si cambiano le cose per migliorarle. Ma si cambiano le cose, diciamo così, a ragion veduta, le scelte si dovrebbero prendere sulla base di informazioni, spesso c'è un'ambiguità tra il termine dati e informazione. Il dato descrive il fenomeno, l'informazione è una sintesi, un'aggregazione del dato, e il decisore, più alto si va, più è vero questo, deve avere delle rappresentazioni sintetiche dei fenomeni mediante delle informazioni che nascono dai dati. Nascono dai dati che però per il decisore politico hanno una origine non nel singolo programma informatico che gestisce il singolo processo, ma in tanti possibili sistemi informativi che raccolgono elementi che concorrono al fenomeno che questo decisore politico cerca di gestire. Per cui l'idea qual è? La nostra paura è che qua in Friuli probabilmente abbiamo tante strutture, infrastrutture che gestiscono, producono dati, ma i nostri decisori politici non hanno, devo dire, forse neanche proprio la sensibilità, la cultura, non tutti ovviamente, per cogliere l'opportunità di usare i dati per costruire delle informazioni a supporto del loro processo decisionale. E non solo, anche a supporto di costruzione, mediante anche tecniche innovative dell'information technology, tecniche degli ultimi 5-10 anni, che permettono di costruire modelli predittivi, e quindi il decisore può avere in mano strumenti per valutare alternative, per vedere cosa è meglio e cosa è peggio, ma prima di prendere la decisione, quindi per prendere le decisioni migliori. Quindi il nostro obiettivo sarebbe trovare un mix di attori, l'università con qualche ente politico, con qualche istituzione, con qualche diciamo tecnico che costruisce le cose, per fare dei progetti di, noi le chiamiamo le dashboard decisionali, cioè queste rappresentazioni sintetiche, anche molto spettacolari ogni tanto, che hanno delle belle interfacce dove si rappresentano i fenomeni in tempo reale man mano che questi accadono, con trend, con valori, con soglie, con allarmi, con notifiche, rivolte in particolare al decisore politico. Direi che questo è un po' il mix delle cose che vogliamo fare. E come tempistiche adesso i prossimi passaggi quali saranno? Ma il prossimo passaggio che vogliamo fare è quello di questa analisi delle best practice, cioè guardarci in giro per il nel mondo, non solo qui localmente, perché gli esempi si trovano nelle grandi città o in alcune città che hanno avuto prima di altri la sensibilità di fare queste cose, e da quell'analisi quindi cercheremo di capire, guardando anche il Friuli, quali potrebbero essere delle casistiche su cui provare a fare il progetto più completo e quindi produrre un risultato.